Sarebbero almeno 200, stando ai media locali, le vittime dopo quasi una settimana di violenze interetniche nello stato di Amhara, nel nord dell'Etiopia. Al centro degli scontri gli Amhara, etnia prevalente nello stato, e i Gumuz, che invece sono maggioranza nel vicino stato omonimo. Questo giovedì migliaia di persone sono scese in strada in varie città dello Stato per protestare contro il governo regionale, accusato di fare poco per difendere i cittadini dalle violenze. Un malcontento che investe anche il nuovo premier Abiy Ahmed. Massimo Alberizzi, storico corrispondente del Corriere della Sera in Africa, ce ne spiega i motivi. Con la sua pacificazione verso l'Eritrea, con le riforme che sta facendo anche in campo economico, ha scontentato parecchia gente, per esempio quelli che non vogliono fare la pace con l'Eritrea, poi c'è la gente che non vuole le riforme economiche, soprattutto i grandi latifondisti, c'è uno scontro interno, io non credo che sia ideologico, non credo che sia tribale, ci sono dei gruppi che stanno perdendo il potere, ma quello, il problema è economico. Tutte le guerre in Africa che noi descriviamo come tribali, in realtà non sono tribali, in realtà nascondono delle finalità economiche che alcune volte sono molto chiare.